Un caro saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Pillole di Saggezza. Oggi vi vorrei consigliare il libro del giornalista Pino Aprile che si intitola Elogio dell'imbecille. È un testo che risale già qualche anno fa e che ho trovato per caso, piacevolmente, in un mercatino dell'usato ed ha immediatamente stimolato la mia attenzione e la mia curiosità. Come si evince dal titolo, è quasi superfluo dire che si tratta di un libro ironico, pungente, ricco di sarcasmo e quanto mai di stretta attualità. Apre letteralmente ad un'altra visione, ad un nuovo punto di vista, ad una diversa prospettiva, qualora ce ne fosse bisogno. Quante volte ci capita o ci è capitato di farci ingannare dall'apparenza, di attribuire eccessiva importanza o di affidarci a persone mascherate dietro a nomi altisonanti o grandi titoli? Pino Aprile qui ci ricorda come alcune volte le gerarchie piramidali che abbiamo costruito nella nostra società siano rovesciate e come spesso le persone più capaci e meritevoli non occupino i posti che davvero meriterebbero. Come dicevo, intanto però non bisogna generalizzare e poi bisogna domandarsi, quando queste cose davvero succedono, cosa possiamo fare noi in prima persona, nel nostro piccolo, ed il perché permettiamo certe situazioni. Può suonare utopistico, ma credo fermamente in questo. A partire dalle nostre realtà quotidiane, riusciamo a guardare la realtà e le altre persone senza il filtro della paura, del sentirsi giudicati o di valere meno? Riusciamo con vaglio critico ed affidandoci alla nostra intelligenza profonda a discernere e basarci su fatti reali e concreti anziché seguire un comune sentito dire? Perché è inutile lamentarsi o puntare il dito contro qualcuno o qualcosa, come dico spesso, se in primis noi permettiamo che certe cose accadano nelle nostre realtà e se non siamo coerenti tra ciò che pensiamo, la nostra scala di valori e come ci comportiamo. E ricordiamoci che ciò che avviene all'esterno su vasta scala non è che uno specchio, una riproposizione di ciò che avviene in misura più piccola e che creiamo noi nel nostro piccolo. Nulla è definito e tutto, con volontà e determinazione, si può provare a cambiare. Insomma, non aggiungo altro per lasciarvi la lettura di questo testo, sperando riusciate a recuperarlo, qualora ne abbiate piacere. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a farmi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate sull'argomento. Alla prossima e buona consapevolezza a tutti.